inaugurata la biblioteca di comunità Vito Bavaro nel castello Normanno Svevo di San Nicandro di Bari, una scelta che qualifica l'intero territorio. Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il presidente della giunta regionale pugliese, Michele Emiliano. Moltissimi comuni della Puglia hanno avanzato progetti per la costruzione di queste community library. Si parte dalle tradizionali biblioteche, che erano un problema per moltissimi comuni perché la custodia di questo patrimonio è sempre difficile, costosa, ma le community library sono un'evoluzione della specie, sono un meccanismo attraverso il quale questi luoghi, alle volte un po' âgé, un po' antichi, sono stati dotati di strumentazioni moderne, di ambienti accattivanti, la possibilità di partire nella coltivazione del lettore sin dalla più tenera età e soprattutto hanno consentito, come in questo caso, di dare vita ad immobili storici importantissimi che, restaurati, devo dire, in maniera molto accurata, diventano parte della identità e luoghi di lettura direi perfetti, perché questa pietra pugliese sembra fatta apposta per essere lo scenario e la custodia del silenzio e della rilassatezza che serve per leggere. Quindi siamo felici di avere fatto una scelta importante, investire 110 milioni di euro in questa grande infrastruttura culturale che consentirà a tanti comuni che, come si dice, a causa dei tagli non avevano gli occhi per piangere, di rimettere a posto le loro biblioteche e di tenere la popolazione vicina alle istituzioni, perché spesso e volentieri queste biblioteche sono dentro luoghi comunali e quindi è importante che la gente sappia che la cultura e le istituzioni sono un po' la stessa cosa.